Tempi di risposta. Beh, in che senso, Robin? Nel senso di, sai quanto sono importanti i tempi di risposta? No, cioè, più che altro, se lo sai, cioè, non ascoltare questo episodio. Se invece non hai idea di che, ma di che diamine sto parlando? E invece magari prendi in considerazione questo. Ho imparato, ho scoperto, facendo questo mestiere nel quale rispondo a decine, decine e decine di persone via email, soprattutto clienti, persone interessate, persone che fanno domande e attendono risposte, che i tempi di risposta in realtà sono una variabile importante. Mentre per tantissimo tempo ho pensato di no, cioè se leggevo un'email a un certo punto, bang, probabilmente gli rispondevo al volo in quel momento lì. Adesso no, ho imparato che questa non è quasi sempre la cosa migliore, ci sono delle eccezioni. Ad esempio, quando arriva un nuovo cliente, quando c'è qualcuno che per la prima volta contatta te o la tua segreteria per avere delle informazioni, rispondere in tempi molto rapidi o rapidissimi fa tanta differenza, perché non siamo in generale abituati ad avere una pronta reazione quando chiediamo delle informazioni, al punto che a volte esitiamo nel chiedere perché diciamo sì, vabbè, ma quando ci risponderanno? Quindi il vedere una rapida risposta efficiente, puntuale, precisa, professionale, scritta bene, dà subito un impulso positivo alla possibilità di stringere relazioni, dialogare con un potenziale cliente, persona interessata. Ma nella maggior parte degli altri casi, quindi un cliente, un partner, un fornitore ti chiede delle informazioni, oppure vuole avere un preventivo da te, oppure vuole sapere se offrirai un certo servizio in futuro oppure no, allora vale la pena di ponderare bene il tempo di risposta. Perché quello che non è del tutto apparente, se non ti fermi a guardare con attenzione questo lato delle cose, è che il tuo tempo di risposta determina poi come reagirà anche il tuo interlocutore. In che senso? Nel senso che se tu mi scrivi e io ti rispondo subito, l'aspettativa del mio interlocutore è che io sono lì pronto a rispondere ogni volta che mi scrive. Quindi, se poi lui mi scrive un'altra volta e io mo per 12 ore non ci sono, l'esperienza del mio interlocutore non sarà positiva, perché la prima volta gli ho risposto tata e la seconda volta ancora sta aspettando la risposta. Quindi dice, questo è inaffidabile, c'è o non c'è, non ci posso contare, non ha un'esperienza positiva. Allora, se ti rendi conto di questa cosa, che è del tutto ovvia, sarà capitata anche a te, puoi diventare consapevole del fatto che il tuo tempo di risposta determina un po' le aspettative e i tempi di scambio poi con questo interlocutore. Quindi mi scrivi. Lascio passare, preparo magari, l'ho letta adesso, preparo la risposta ora, ma non te la mando ora, te la mando domani mattina in apertura d'ufficio. Così sono stato nei tempi più che ragionevoli di risposta, diciamo, di un'azienda moderna, dentro le 24 ore. Non c'è bisogno proprio che sia in giornata, nella stessa ora, secondo me. Se uno ti risponde entro 24 ore, sta nella norma, lo ritengo ok, non dico oddio, ci ha messo un giorno per rispondere. Quindi la programmo per il giorno dopo e magari per un orario del giorno nel quale voglio dargli indicazione di essere attivo e presente, quindi prima cosa la mattina e la mando in orari di apertura di ufficio alle 8:20. Beh, che cosa gli arriva di messaggio a quello là? Ah, mi ha risposto in tempo. Ah, mi ha risposto, è una delle prime cose che ha guardato stamattina e mi ha risposto subito. Bene, bravo. E lui a quel punto, se
è come la maggior parte delle persone, deciderà in base alle sue abitudini, rispondermi subito, aspettare, deve sbrigare altre cose, poi mi risponde, non lo so. Se è consapevole della variabile tempo, magari anche lui si adatterà, ha detto ok, mi ha risposto la mattina dopo e io gli rispondo il giorno dopo. E quindi si crea un ritmo di scambio che è dentro le corde di entrambi, che va bene a tutti e due. Se invece lui non è consapevole di questa cosa e vuole risponderti di nuovo subito, cioè tu gli hai mandato la risposta alle 8:24 di mattina e lui ta-ta, alle 8:30 risponde, tu, se sei consapevole della variabile tempo di risposta, non gli fai ta-ta indietro anche tu, non gli rispondi, non gli fai la volée. Semmai, se proprio vuoi, appena leggi l'email prepari la risposta e di nuovo la riprogrammi perché gli vado il giorno dopo, così che gli fai capire, senza dirglielo chiaramente e senza essere scortese, che questo è il tuo ritmo, che non vai botta e risposta, che non mi puoi interrompere 10 volte al giorno, anzi se mi scrivi altre volte nel giorno io comunque ti rispondo domani mattina. Quindi, diventando consapevole di questa variabile tempo di risposta, posso gestire i ritmi, determinare, influenzare in maniera consapevole i ritmi delle comunicazioni con i miei clienti, interlocutori, fornitori, membri del team addirittura, perché a seconda del tuo tempo di risposta, una, due, tre volte le persone si faranno aspettative e si adatteranno al ritmo che tu gli dai, nella maggior parte dei casi. Se non altro non rimarranno sorprese, perché sei affidabile, hai un tempo di risposta e quello più o meno è sempre lo stesso. Quindi, morale della favola, è utile essere consapevoli di quanto i nostri tempi di risposta alle cose che ci vengono richieste via email, via messaggi sui social media o altre, o attraverso altre app, determinano in maniera importante quali sono le aspettative da parte del nostro interlocutore e i suoi tempi di risposta nel tempo. Quindi possiamo, attraverso lo scegliere in che tempi rispondere e far avere una risposta a qualcuno, determinare il ritmo della nostra conversazione asincrona nel tempo e togliere dalle aspettative del nostro interlocutore, che poi diventerebbero pressioni su di noi, l'idea che siamo sempre lì appesi come fossimo il centralino di emergenza del pronto soccorso, ogni volta che squilla il telefono arriva un messaggio rispondiamo, perché questo comunque dovrebbe essere evidente a chiunque che non è un buon modo di operare, perché non possiamo prima di tutto fare con continuità niente, perché saremo sempre interrotti e vivremo su un ritmo un po' stressante di scambio di comunicazioni e messaggi. Capisco che forse in certe situazioni sia inevitabile, ma io vorrei guardare ad un mondo dove, ecco, non si debba mai operare in questa maniera e con questi ritmi incessanti, in qualunque terreno si vada ad operare. Questo è quello che ho imparato ed appreso, e quindi fammi sapere tu che cosa ne pensi. Se anche tu noti queste cose e se hai adottato delle soluzioni o degli stratagemmi che potrebbero essere utili a me e anche ad altri. Dove? Beh, vienimi a trovare sul canale Telegram, anzi gruppo Telegram, Robin Good Podcast Feedback. Puoi andare su Telegram, che è assolutamente gratuito, lo puoi installare sul tuo PC, sul tuo smartphone, da tutte le parti. E puoi cercare Robin Good e troverai che c'è un gruppo che si chiama Robin Good Podcast Feedback. Puoi inserirti lì e attraverso quel gruppo farmi avere feedback, critiche, commenti, domande che non siano, diciamo, delle consulenze private per il tuo progetto. Sarò ben felice di risponderti e tu soprattutto suggerirmi anche temi da affrontare nelle prossime puntate di questo podcast. Se vuoi seguire le mie notizie e aggiornamenti puoi farli sempre su Telegram, sul canale Robin Hood Italia,
oppure su Facebook, solo omonima pagina.